Allora, buongiorno a tutti. Oggi cerchiamo innanzitutto di entrare nel vivo del modello di Hume correggendo l'esercizio che vi avevo assegnato. Io vi avevo assegnato un esercizio in cui vi chiedevo di sottoporre ad una stima OLS due equazioni che sono le equazioni che si ricavano dal modello di Hume, così come viene spiegato alle pagine 230 seguenti di Panizza. In particolar modo mi interessava che voi lavoravate sulla dipendenza eventuale della variazione della quantità di moneta dal saldo della bilancia dei pagamenti, cioè sottoponevate a stima l'equazione che assume la forma di delta M uguale esportazioni meno importazioni. L'altra equazione che vi chiedevo invece di sottoporre a stima riguardava la dipendenza della quantità, scusatemi, del saldo della bilancia dei pagamenti dal livello dei prezzi. Quindi per fare questo, con Gretel è sufficiente importare la nostra banca dati, come state vedendo dalle immagini, che possiamo importare semplicemente trascinandola anche all'interno della finestra di Gretel una volta che l'abbiamo aperta. Lo faccio rivedere. Per cui apriamo Gretel, prendiamo la nostra banca dati in Excel e la trasciniamo dentro Gretel. A questo punto si apre la nostra finestra che ci dice da dove iniziare l'importazione dei dati, e qui voi avete i vostri dati che riguardano l'indice dei prezzi al consumo tra il 1700 e il 1800 in Inghilterra, la quantità di moneta espressa col nominativo broad money, abbiamo poi current account che rappresenta direttamente la differenza fra esportazioni ed importazioni, anche prendendo in considerazione le esportazioni domestiche. E poi io ho inserito anche due variabili che possono servire come variabili di controllo, cioè come variabili che possono irrobustire la forma funzionale che viene sottoposta a stima, creando le condizioni affinché il modello sia meglio specificato, e queste due variabili che in effetti segnalano alcuni aspetti della struttura dell'economia sono il GDP, cioè il prodotto interno lordo, e la popolazione, sempre della Gran Bretagna. Tutte queste variabili sono espresse in valori assoluti, nessuna è già espressa alle variazioni. Però noi sapevamo che una delle equazioni che dovevamo sottoporre a stima, quella in particolar modo espressa a pagina 232, assumeva la seguente forma: delta M uguale esportazioni meno importazioni. Okay? Cioè un'equazione che dovrebbe mostrare che la variazione della quantità della moneta eguaglia il saldo della bilancia dei pagamenti. Per fare questo, noi dobbiamo prendere la nostra variabile broad money, che mi indica la quantità di moneta, e la devo esprimere alle differenze. Per cui clicchiamo, cioè selezioniamo la variabile, clicchiamo su aggiungi, andiamo su differenze delle variabili selezionate. Come vedete, la variabile ha le differenze.
D underscores broad money, che è la differenza prima di broad money. Rivediamo l'operazione dal punto di vista dei comandi. Okay. Clicchiamo su broad money, aggiungi, differenza delle variabili selezionate e appare la nuova variabile di broad money. A questo punto possiamo stimare il nostro modello. Stimiamolo, prendiamo di broad money come variabile dipendente, prendiamo la nostra variabile current account, che è e a questo punto noi abbiamo esattamente la relazione che volevamo sottoporre a stima, quella espressa dall'equazione a pagina 232 del Panizza, delta M uguale esportazioni meno importazioni. Mettiamo gli errori standard robusti che ci evitano, ci limitano il problema della autocorrelazione dei residui e della eteroscedasticità. Ma aggiungo già alcune variabili di controllo per verificare la possibilità di ottenere un risultato in termini di indici che mi indicano la corretta specificazione del modello, per cui soprattutto guardando al test F e all'R quadro corretto, altre variabili che sono le variabili di controllo. In particolar modo voglio verificare come si comporta la stima nel momento in cui, oltre alla nostra variabile indipendente principale, il nostro regressore principale, quello che ci interessa maggiormente per verificarne la significatività e la portata, voglio verificare se il modello, dal punto di vista degli indici che mi descrivono la corretta specificazione del modello stesso, sia caratterizzato da performance migliore, inserendo una variabile di controllo che d'altro canto ha un suo senso nel momento in cui questa variabile viene fatta regredire sulla variazione dell'offerta di moneta. Chiaramente perderebbe il suo senso se e solo se fosse sempre una variabile ferma al suo livello di pieno impiego, come ipotizza Hume, che dal punto di vista teorico infatti non la inserisce nella equazione che studia. Andiamo a vedere il risultato della stima. Guardate, il risultato della stima ci dice che aggiungendo la variabile di controllo prodotto interno lordo, la relazione fra della moneta e il saldo della bilancia dei pagamenti, oltre a essere caratterizzata da un coefficiente il cui valore tende a zero, non è significativa statisticamente. Cioè, la teoria di Hume, da questo punto di vista, non è corroborata dai dati. La relazione invece che esiste e che è caratterizzata dal coefficiente che ha una grandezza di 0,02 e che è massimamente significativa, è quella fra prodotto interno lordo e variazione dell'offerta di moneta. Guardate che tuttavia l'R quadro corretto è molto basso, 0,2, 0,3. Diciamo che aspireremo sempre ad avere un R quadro che sia almeno pari ad un valore superiore a 0,4. Vediamo se riusciamo a ottenere un miglioramento dell'R quadro lavorando sulla specificazione del modello. Quindi andiamo a proporre un'altra tipologia di modello, utilizzando sempre la stessa variabile dipendente e inserendo dei ritardi
ai nostri due regressori, al regressore proposto dalla nostra relazione teorica, così come viene illustrata da Panizza, e alla nostra variabile di controllo, al regressore che abbiamo aggiunto per cercare di migliorare la specificazione del modello, cioè il prodotto interno lordo. Nel momento in cui clicchiamo su ritardi, possiamo inserire il numero di ritardi che riteniamo giustificabile. Vi ricordate che questi sono valori annuali ed è in qualche modo immaginabile che il saldo della bilancia dei pagamenti fino a 2 anni prima possa incidere sul flusso di moneta, anche alla luce del fatto che i pagamenti in moneta possono magari essere versati con un certo ritardo, mentre il saldo commerciale può essere riferito solamente alla transazione dal punto di vista merceologico. Stesso discorso, il livello del prodotto interno lordo potrebbe in qualche modo incidere con un ritardo, che magari insomma generosamente facciamo risalire a 2 anni prima, sul flusso di moneta e quindi sulla variazione della moneta, che chiaramente, data la nostra banca dati, è una variazione da un anno all'altro. Che cosa otteniamo? Otteniamo un netto miglioramento del recupero. Scusi, prof. Prego. Ma come ha fatto aggiungere i ritardi? Cliccando andiamo, sotto. Andiamo a rivederlo. Questa spiegazione è presente anche nelle slide del tutorial Gretel che vi avevo messo a disposizione. Va bene. E ve l'avevo anche spiegata nella prima esercitazione di Gretel. Tuttavia, visto che lei mi chiede di rispiegarlo, come vede c'è un tasto ritardi, okay, che noi possiamo andare a selezionare. Adesso sono ritornato indietro con le immagini, quindi questa è la stima precedente. Ma quando vogliamo fare la nostra stima migliorando la specificazione del modello, andiamo su ritardi, clicchiamo, si apre una finestra a variabile, questa è la costante predefinito su cui non ci interessa lavorare, current account e GDP invece sono le due variabili indipendenti, cioè i due regressori, uno è il nostro regressore suggerito dal modello teorico e l'altro è la nostra variabile di controllo, mentre la seconda parte della schermata ci darebbe anche la possibilità di verificare se i flussi della moneta presente possono dipendere da variabile dipendente stessa. Su questo avremo modo di riflettere nel corso delle prossime lezioni, perché un modello al cui interno vi sono delle relazioni fra la variabile dipendente e i ritardi espressi sulla variabile dipendente stessa è un modello che ha caratteristiche diverse dai semplici modelli con cui stiamo lavorando adesso, e avremo modo di parlarne perché sarà centrale per la nostra attività laboratoriale. Quindi cliccando il numero dei ritardi solamente sulla seconda colonna, noi abbiamo la specificazione che abbiamo sottoposto a stima. Come vedete l'R quadro è corretto, è notevolmente migliorato, 0,56. Non è l'unica variabile che ci indica la corretta specificazione del modello, ma dal punto di vista del lento discorso che stiamo facendo per assumere confidenza con questo modo di lavorare con i problemi economici, è la prima osservazione che vale la pena fare per comprendere se abbiamo un miglioramento nella specificazione del modello. La seconda è il confronto fra il test F,
che vedete sempre vicino poi il suo p-value, fra il nuovo modello specificato e il precedente modello. Come vedete, inoltre, ritroviamo una conferma della significatività della relazione fra prodotto interno lordo e flusso monetario presente, e guardate, abbiamo anche una situazione in cui questa relazione cambia di segno fra un anno e l'altro. Abbiamo anche una conferma del fatto che questa significatività si perde dopo il primo ritardo, e abbiamo anche una conferma del fatto che la relazione fra saldo della bilancia dei pagamenti e la relazione della quantità di moneta. Dovete chiudere i microfoni se non dovete intervenire. Vi stavo dicendo una cosa estremamente importante. Abbiamo conferma in un modello che è più informativo di quello precedente, questo ce lo sta dicendo il valore dell'R quadro corretto, del fatto che la relazione fra il flusso di moneta, cioè la variazione della quantità, e il saldo della bilancia dei pagamenti, la differenza tra esportazioni e importazioni, secondo la modalità con cui IUM si riferisce alla bilancia dei pagamenti, non è mai significativa dal punto di vista statistico. Prof? Sì. Una domanda velocemente, mi scusi. Ma la difference del Brad Money cos'è? Secondo lei che cosa è? Secondo lei che cosa è la differenza del Brad Money? Cosa indica? Cioè, applica una modificazione alla variabile Brad Money, no? Però. Ma perché l'ho applicata? Qual era l'equazione che dovevamo di cui dovevamo verificare la rilevanza empirica? Quella pagina 232 del testo di Panizza. Era delta M, cioè variazione della quantità di moneta, uguale esportazioni meno importazioni, cioè saldo della bilancia dei pagamenti. Quindi, nel modello empirico, la variabile dipendente deve essere delta M. Nella banca dati che noi abbiamo ottenuto dalla Banca d'Inghilterra, non abbiamo variazione della quantità di moneta, ma abbiamo broad money, che mi indica la quantità di moneta circolante in Inghilterra tra ogni anno tra il 1700 e il 1800. Per ottenere la variazione dell'offerta di moneta, che è la variabile dipendente su cui io devo stimare l'equazione teorica del modello, devo necessariamente ottenere le differenze prime di quella stessa variabile, cioè la differenza fra l'anno T e l'anno T meno 1. Questa cosa qui io la potrei fare in Excel, facendo in una colonna un comando in cui cella per cella chiedo di fare la differenza fra la variabile di quell'anno e la variabile precedente riferita esattamente a Broad Money. Ma su Gretel ho la possibilità di ottenere esattamente la nuova variabile semplicemente con l'operazione che vi ho indicato prima, cioè quell'operazione che prima di sottoporre a stima il modello mi dà la possibilità di aggiungere la differenza prima della variabile selezionata. Adesso è chiaro? Sì, sì, grazie. Quando parlo di flusso di moneta, sto utilizzando un sinonimo dell'espressione variazione di moneta da un anno all'altro, perché una grandezza flusso è una grandezza che mi indica la differenza di performance di una variabile, cosa diversa da grandezza stock. Non la sto seguendo. Dovete spegnere i microfoni.
Dovete spegnere i microfoni, se no disturbate la spiegazione. Ok? Adesso andiamo quindi avanti e cerchiamo... Scusi, posso farle anche una domanda? Certo, mi dica. Io non ho ben capito il motivo per cui inseriamo i ritardi. È la specificazione del modello, perché noi nel primo modello che avevamo stimato avevamo un indice in particolare che si chiama R quadro corretto, il cui significato ho spiegato nella prima esercitazione relativa a Gretel, che le consiglio di andarsi a visionare con grande attenzione, che è lontano da 1 e più vicino a 0. Siccome questo indice, quando, come ho detto prima, è un valore come 0, come 0,1, come 0,2, come 0,3, mi indica il fatto che il modello nel suo complesso non risulta correttamente specificato, cioè che la descrizione delle relazioni fra la variabile dipendente e le sue variabili indipendenti, che nel primo caso erano solamente current account, cioè il saldo commerciale della bilancia dei pagamenti, e GDP, cioè il prodotto interno lordo, non è completa, allora il suggerimento è aggiungere ulteriori regressori. Tra i regressori che può valer la pena aggiungere, ci sono i ritardi degli stessi regressori, che ci dicono qual è la dipendenza della variabile dipendente, cioè il flusso monetario, non solo dal livello, per esempio, del prodotto interno lordo dello stesso, espresso per lo stesso anno, ma anche, ripassiamo quindi al nuovo modello, il modello 2, dal livello del prodotto interno lordo riferito all'anno precedente e a 2 anni precedenti. In questo modo ho un miglioramento netto dell'indice R quadro. Il modello 2 è specificato in modo migliore rispetto al modello 1, proprio perché ha un R quadro migliore. Stesso discorso otteniamo. Se osserviamo, non è proprio così. Comunque, su questo torneremo. Al momento limitiamoci all'R quadro. Se però individuiamo dei confronti fra altri indici, il confronto fra gli altri indici oltre all'R quadro ci dà un po' una conferma che questo modello è meglio specificato rispetto all'altro. In particolar modo, ma su questo avremo modo di tornare, se confrontiamo il criterio di Achaike, su cui ancora non ho detto niente né voglio dire niente. Per ora limitiamoci al confronto fra l'R quadro corretto. Vi avevo anche suggerito di confrontare la statistica F-test, in particolar modo il p-value. Vedete che qui abbiamo 0,000095, qui abbiamo 0,000055. Il p-value del modello 2 è migliore, riferito alla statistica test F del modello 1, ma non in modo così determinante. Cioè il test F è comunque significativo, ad uno stesso livello di confidenza, fondamentalmente, e in più però abbiamo un migliore R quadro, oltre a migliori indici su cui al momento non mi riferisco. È più chiaro adesso? Sì, grazie. Ci sono altre domande? Allora andiamo avanti. Facciamo un'altra specificazione del modello. E facciamo un'altra specificazione del modello che adesso vi vado a
descrivere. Come vedete, la variabile che indica il prodotto interno lordo e che dalle descrizioni precedenti era stata espressa in livelli, adesso la vado a esprimere alle differenze, cioè cerco di capire come cambia il modello nel momento in cui voglio spiegare la relazione fra la mia solita variabile dipendente espressa come ci indicava il modello teorico, cioè di Brad Money, che mi indica il flusso monetario da un anno all'altro, cioè la variazione della quantità di moneta. Ma a differenza del modello 2, quello in cui avevamo già inserito i ritardi, sostituisco allo GDP espresso in livelli lo GDP espresso alle differenze, che abbiamo realizzato esattamente nello stesso modo in cui abbiamo ottenuto la variazione della variabile Broad Money, cioè siamo ritornati nella schermata iniziale GDP, abbiamo dato il comando aggiungi variabile, abbiamo selezionato la variabile differenze prime. Qual è il motivo per cui facciamo questa modificazione? Perché dal punto di vista del ragionamento dell'economista, se ci pensate bene, ha più senso teorico che il cambiamento nella domanda in circolazione non sia tanto spiegato dal livello del prodotto interno lordo, ma dal cambiamento del prodotto interno lordo stesso. Cioè, detto con un certo livello di approssimazione, il tasso di crescita, anche se la variazione da un anno all'altro non è perché il tasso di crescita dovrebbe al punto di partenza. Il tasso di crescita dell'offerta di moneta, verifichiamo se ha una relazione più robusta col tasso di crescita dell'economia. E vediamo che cosa succede. È chiaro questo cambiamento ulteriore che abbiamo fatto alla specificazione del modello? Sì. Guardate che cosa succede. Succede che perdiamo la significatività della variabile ritardata legata al GDP e otteniamo un R quadro un pochino più basso, ma comunque buono. Questo significa che questa strada può essere ulteriormente approfondita, ma che al momento, se dobbiamo semplicemente dire qual è quale tra il modello 2 e il modello 3 è migliore, guardando l'R quadro corretto, la risposta è ancora il modello 2. Ok? Perché vedete che l'R quadro corretto è maggiore nel modello 2 rispetto al modello 1. Ok? Bene. Io adesso vi chiedo una cosa, che è una seconda consegna. La seconda consegna che dovete fare entro oggi è una stima in cui dovete trasformare innanzitutto le variabili in variabili logaritmiche. Dopodiché, sempre tenendo conto del fatto che la variabile Broad Money va espressa alle differenze, ciascuno di voi mi mandi un modello con variabili logaritmiche e con la variabile Broad Money espressa alle differenze, che evidentemente a questo punto saranno differenze logaritmiche, che è il migliore rispetto al valore dell'R quadro corretto. Quindi cercherete di fare più di una stima,
potete utilizzare i ritardi senz'altro, ma avete anche altre variabili che possono essere utilizzate come variabili di controllo, per esempio la popolazione, qualcuno di voi già l'aveva utilizzata, e cerchiate di inviarmi anche qui semplicemente con un copia e incolla sul testo di Word le stime che ottenete. Ok? Scusi, professore. Dobbiamo anche. Grazie. Per quanto riguarda appunto questa nuova consegna, noi abbiamo la possibilità di usare anche questa seconda variabile di controllo che è la popolazione. Ma per quanto riguarda il, diciamo, regressore principale, dobbiamo sempre tenere in considerazione l'equazione di Hume e quindi prendere il saldo. Count. Sì, partiamo sempre da quella. Ok. Va bene? Ok, grazie. Partiamo sempre da quella. Altra questione che era già chiara nella prima esercitazione che avevamo fatto, in cui vi avevo mostrato le rette di regressione fra la quantità di moneta e il livello dei prezzi e il saldo della bilancia dei pagamenti e il livello dei prezzi. La relazione soprattutto fra il saldo della bilancia dei pagamenti e il livello dei prezzi, che caratterizzava la nostra banca dati, andiamola a riprendere un attimo. Guardate che caratteristiche che ha. Eccola qui. Vedete che è una retta di regressione con inclinazione positiva. Se andate a confrontare questa retta di regressione che mi indica la relazione fra current account, cioè saldo della bilancia dei pagamenti, e livello dei prezzi, che noi abbiamo espresso chiaramente come utilizzando l'indice dei prezzi al consumo, perché era l'unico che avevamo nella nostra banca dati riferita al 1700, ai dati tra 1700 e 1800, se andiamo a confrontare questa retta di regressione con la retta teorica di pagina 231, notiamo che la retta teorica avrebbe dovuto avere invece un'inclinazione negativa. Quindi già la retta di regressione mi indica che il modello teorico di Hume, per ciò che riguarda le variazioni del saldo della bilancia dei pagamenti come saldo commerciale, a seguito delle variazioni del livello dei prezzi, non è provata. Attenti, adesso che dovreste avere anche abbastanza chiaro che cosa significa fare una regressione con un modello OLS, cioè attraverso il metodo dei minimi quadrati ordinari, dovreste anche avere abbastanza chiaro che la nuvola di punti che mi rappresenta le osservazioni reali che corrispondono a combinazioni tra la variabile dipendente e la variabile indipendente dovrebbe essere tale per cui la loro distanza dalla retta di regressione, cioè dalla relazione teorica che ricaviamo attraverso le stime, sia minima. Guardate però, questa nuvola di punti non si distribuisce bene. Tant'è che noi, quando facciamo la regressione che avete consegnato tra current account e livello generale dei prezzi, cioè la nostra variabile dipendente, avevamo una relazione che non era significativa e che era caratterizzata, tra l'altro, da un coefficiente positivo. Cosa invece possiamo dire della relazione fra moneta e prezzi? Qui il discorso è un pochino più delicato, nel senso che una qualche relazione fra quantità di moneta e livello dei prezzi c'è. Tuttavia, la sua inclinazione è
sembrerebbe influenzata soprattutto dalla distribuzione da questo tipo di distribuzione. Quindi cioè è una sono pochissimi i punti che stabiliscono una relazione a valori alti dell'offerta di moneta con valori alti del livello dei prezzi. E comunque ci sono una serie di punti, questi, che con la terminologia dell'econometria possiamo chiamare outlier, cioè casi che in qualche modo sono molto distanti dalla retta di regressione, che converrebbe andare a vedere a che cosa corrispondono per capire da che cosa dipende questo loro comportamento atipico, proprio dal punto di vista delle caratteristiche storiche. Questo insomma per darvi alcuni elementi che chiaramente sono elementi su cui poi cercheremo di fare degli approfondimenti. Ci sono domande? Allora, se non ci sono domande, andiamo a prendere. Io avrei una domanda. In Gretel, come si fa per la questione di eventuali elementi mancanti per la questione della trasformazione logaritmica? Allora, lei vi ha il comando. Non mi pare che nella banca dati vi siano di Excel che abbiamo a disposizione, non vi siano dei problemi da questo punto di vista. Vi potrebbero essere dei problemi nel momento in cui lei fa il logaritmo di una differenza, perché questo me lo dovrebbe dire lei. Dove è definito la funzione logaritmica? Qual è il dominio in cui la funzione logaritmica è disegnabile? La regione di zero. Brava. Per cui se la differenza prima dell'offerta di moneta è negativa, non si può fare il logaritmo di quella variabile, e quindi Gretel non aggiunge all'interno della banca dati quella variabile. Vedete che cosa succede. Se sono troppi i punti in cui il logaritmo delle differenze prime non è definito, allora Gretel ve lo dice, non vi fa girare il programma, ma qualora accadesse me lo scrivete come sta l'esercizio. Ok, la ringrazio. Sono altre domande? Bene, allora facciamo un piccolo passo in più dal punto di vista anche della teoria economica. Cosa ci lascia il modello di Hume? Ci lascia l'idea che dal punto di vista empirico tuttavia va provata caso per caso, che la variazione del livello dei prezzi, generata anche dalla variazione del tasso di cambio, si rifletta sulla variazione del saldo della bilancia dei pagamenti, in particolar modo al suo saldo commerciale, e che la variazione del saldo commerciale poi ci guidi le variazioni della bilancia dei pagamenti, che abbiamo visto non essere composta solamente dal saldo commerciale, ma che presuppone anche la parte relativa al flusso dei capitali. Capitali in entrata e capitali in uscita. Ora, tutte queste relazioni di implicazione che sono in qualche modo auspicate, desiderate da Hume, sono in realtà opinabili. Abbiamo già visto la prima implicazione, anche se in modo intuitivo, cioè abbiamo già visto che graficamente le variazioni del tasso di cambio non sono correlate
con le variazioni del livello dei prezzi. Non sono sempre correlate con le variazioni del livello dei prezzi. Questo sarebbe vero se e solo se fosse sempre vera la teoria della parità dei poteri d'acquisto. Abbiamo poi anche visto, e l'abbiamo visto anche con una delle regressioni che vi avevo chiesto di fare, che la variazione del livello dei prezzi, noi l'abbiamo visto in livelli in realtà nel nostro caso, non implica necessariamente una variazione del saldo commerciale della bilancia dei pagamenti. E vedremo anche che la variazione del saldo commerciale della bilancia dei pagamenti non necessariamente fa variare le componenti della bilancia dei pagamenti in modo tale da realizzare l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Anche se crediamo che una variazione del cambio modifichi in modo simmetrico la struttura dei prezzi, non è affatto certo che questo provochi un miglioramento della bilancia dei pagamenti attraverso un adeguamento della quantità. Andiamo meglio ad approfondire però le teorie del riequilibrio della bilancia dei pagamenti che presuppongono un aggiustamento in termini di prezzo. Per farlo vi invito a soffermarvi sulle pagine del testo di Panizza che cominciano a pagina 232, in cui si legge: se fosse vera l'ipotesi neoclassica che la domanda e l'offerta del mercato dipendono esclusivamente dai prezzi e che un loro aumento penalizza la domanda e stimola l'offerta, allora l'unico strumento a disposizione per riequilibrare eventuali squilibri della bilancia dei pagamenti sarebbe soltanto quello di far ricorso alle variazioni del tasso di cambio. La manovra del cambio, con conseguenti svalutazioni o rivalutazioni della moneta nazionale, risolverebbe tutti i problemi che dovessero sorgere. La svalutazione implicherebbe, per ottenere un'unità di valuta locale, che per ottenere un'unità di valuta locale occorre una quantità minore di valuta straniera. Per esempio, l'euro si svaluta quando occorre una quantità inferiore di centesimi di dollaro per ottenerlo. Questa quantità inferiore di moneta straniera per avere un euro avrebbe due implicazioni importanti: renderebbe le nostre esportazioni più a buon mercato nei paesi stranieri, dato che se i prodotti locali mantengono lo stesso prezzo in euro, per pagare questi euro è necessaria una quantità inferiore di valuta straniera, e la svalutazione renderebbe le importazioni di prodotti stranieri molto più costose nel paese che l'ha operata, dato che al contrario per pagare 90 centesimi di dollaro ora non basta più un euro, dato che quest'ultimo vale solo più di 80 centesimi di dollaro. E evidentemente una rivalutazione avrebbe degli effetti simmetrici. Tuttavia, non è assolutamente certo che una manovra del genere provochi anche un miglioramento della bilancia dei pagamenti attraverso un adeguamento delle quantità. In particolar modo non è detto che le variazioni dei prezzi generate da una svalutazione o una rivalutazione attraverso variazioni del cambio della nostra valuta in termini di un'altra valuta, non è affatto detto che le variazioni dei prezzi si trasferiscano su variazioni delle quantità. E perché? Per una ragione che per voi dovrebbe essere chiara sin dal primo corso di economia che avete affrontato, cioè per il fatto che non tutti i beni sono caratterizzati da una domanda che reagisce alle variazioni del prezzo. Cioè i beni, e quindi la domanda di beni, quindi anche la domanda di beni sui mercati internazionali, sono caratterizzati da diverse elasticità. L'elasticità è quell'indice che mi mette in relazione la variazione relativa
di una variabile, per esempio una quantità, per esempio le esportazioni, con la variazione relativa di un'altra variabile che teoricamente dovrebbe impattare sulla prima variabile. Per esempio, nel nostro caso, la variazione relativa dei prezzi delle merci, o se preferite direttamente la variazione relativa del tasso di cambio. Tecnicamente, quando si cerca di calcolare di quanto risponda la domanda rispetto alla variazione dei prezzi, si fa riferimento proprio al concetto di elasticità. Si parla di elasticità rigida se la domanda non varia rispetto a un rincaro dei prezzi o a una loro diminuzione. Si parla sempre di rigidità se a fronte della variazione dei prezzi di una certa percentuale la risposta delle quantità è stata percentualmente inferiore. Questo si verifica, per esempio, quando dopo una variazione dei prezzi del 20%, l'adeguamento della domanda è solo del 15%. In tal caso, la svalutazione valutaria, che magari ha determinato una riduzione dei prezzi del 20%, non assicura alcun miglioramento della bilancia dei pagamenti, perché a seguito di una svalutazione che comporta una riduzione dei prezzi espressi nella propria valuta del 20%, ho solo un miglioramento delle quantità del 15%, e quindi ho in realtà un peggioramento rispetto alle mie aspettative di incremento delle vendite a seguito della riduzione dei prezzi determinata dalla svalutazione. Si parla invece di elasticità elevata tutte le volte in cui la domanda di mercato varia più che proporzionalmente rispetto alla variazione dei prezzi. Occorre ricordare che la domanda si muove in direzione inversa rispetto a quella dei prezzi, generalmente, per cui se i prezzi sono aumentati del 10%, la domanda dovrebbe diminuire almeno del 15%, mentre se i prezzi sono diminuiti dell'8%, la domanda dovrebbe aumentare, per esempio, del 12% per avere una situazione di elasticità elevata. Per poter parlare quindi di domanda elastica, occorre che percentualmente, cioè in modo relativo, l'adattamento delle quantità sia maggiore in termini percentuali rispetto alla variazione dei prezzi. Si parla infine di elasticità unitaria, quando la variazione percentuale delle quantità è esattamente uguale a quella dei prezzi. A questo punto possiamo cercare di fare un'analisi riferita sia alle esportazioni che alle importazioni, andando a calcolare le elasticità delle esportazioni e delle importazioni rispetto a variazioni dei tassi di cambio. Possiamo farlo anche rispetto alle variazioni del livello dei prezzi che ipotizziamo essere variate a seguito delle variazioni del tasso di cambio. Okay? Se la variazione del tasso di cambio va nella stessa identica, diciamo, direzione della variazione del livello dei prezzi, allora le elasticità delle esportazioni rispetto al cambio e rispetto ai prezzi non dovrebbero cambiare di molto. L'elasticità dell'esportazione rispetto al cambio viene espressa analiticamente come rapporto fra variazione relativa delle esportazioni, come tasso di crescita delle esportazioni, che calcoliamo come variazione nei livelli delle esportazioni sul livello delle esportazioni di partenza, per cui questo delta X potete scriverlo come XP espresso al tempo T meno XP espresso al tempo T meno 1 su XP espresso al tempo T meno 1 su la variazione relativa del tasso di cambio. Stesso discorso, la variazione del cambio mi indica una variazione del tasso di cambio tra il periodo T e il periodo T meno 1 sul valore del cambio al periodo T meno 1. Stesso discorso per l'elasticità delle importazioni. Ciò che cambierà sarà il numeratore, cioè non avremo più il tasso di crescita, o se preferite la variazione relativa delle esportazioni, ma la variazione relativa delle importazioni. Secondo la condizione
delle elasticità critiche che viene introdotta per la prima volta da una economista donna, Joan Robinson, che tendenzialmente non viene mai ricordata rispetto a questo tema e che invece vale la pena ricordare, una delle più brillanti economiste di Cambridge, legata dal punto di vista della sua formazione anche a John Maynard Keynes. Questa, secondo la condizione delle elasticità critiche, si dovrebbe avere una reazione delle quantità alle variazioni del tasso di cambio, secondo quanto sostiene la teoria neoclassica, che pone al centro il meccanismo di riequilibrio della bilancia dei pagamenti in termini di prezzo, se la elasticità delle esportazioni sommata all'elasticità delle importazioni risulta maggiore di 1. Comunemente questa condizione, oltre a essere chiamata condizione delle elasticità critiche, viene anche denominata condizione di Marshall-Lerner, facendo riferimento ai due economisti che l'hanno formalizzata nei loro libri di testo per primi, che sono Alfred Marshall Keynes e Abba Lerner, economista della scuola svedese. Tuttavia, occorre riconoscere un ruolo fondamentale per aver condotto alcune osservazioni di carattere empirico a Joan Robinson. Quindi questa condizione io la denominerò condizione di Robinson-Marshall-Lerner. Cosa significa questa condizione? Che l'elasticità dell'import e dell'export devono essere sempre positive. Possiamo dire che per avere il miglioramento della bilancia dei pagamenti è sufficiente che la somma delle due elasticità sia maggiore di 1, ossia che la risposta delle quantità sia più che proporzionale rispetto alla variazione dei prezzi. L'individuazione di questa condizione è rilevante perché mette in discussione la tesi secondo cui una svalutazione o una rivalutazione valutaria, cioè un'azione sul cambio, correggerebbero sempre gli squilibri di deficit o di surplus della bilancia dei pagamenti. La condizione di Robinson-Marshall-Lerner sostiene invece che occorre verificare caso per caso la presenza della condizione delle elasticità critiche. Andiamo a vedere un lavoro empirico a tal riguardo. Si tratta di un lavoro del Fondo Monetario Internazionale, scritto da Artus e Knight nel 1984. Artus e Knight prendono in considerazione una serie di paesi sviluppati, l'Austria, il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Francia, la Germania, il Giappone, l'Italia, la Norvegia, l'Olanda, la Gran Bretagna, la Svezia, la Svizzera e gli Stati Uniti, e vanno a calcolare l'elasticità della domanda delle esportazioni rispetto a variazioni del tasso di cambio e l'elasticità della domanda delle importazioni rispetto a variazioni del tasso di cambio. Come vedete, lo fanno in tre modi diversi. Il primo modo si riferisce a un'elasticità della domanda vista sull'orizzonte di 6 mesi dalla variazione del tasso di cambio. Quindi si considerano variazioni delle esportazioni e delle importazioni entro 6 mesi. Dopodiché osservano quanto accade dopo un anno e differenziano questi due momenti chiamandoli stime relative all'impatto e stime relative al breve periodo, e poi invece
vanno a utilizzare valori che si riferiscono al lungo periodo, quindi in un intervallo temporale molto molto lungo, che viene in qualche modo simulato. Cosa si può osservare? Guardiamo alle elasticità di impatto. Ditemi se riscontrate tra le elasticità di impatto una conferma della condizione dell'elasticità critica. Mi risponde Giacomo Calì. Giacomo. Scusi prof, non ho capito la domanda. Stai guardando la slide? Sì. Allora, vedi che la colonna, la prima colonna sottostante alla dicitura elasticità della domanda dell'esportazione ha una serie di numeri che iniziano con 0,39 e finiscono con 0,18. Mentre la prima colonna che va sotto la dicitura elasticità della domanda delle importazioni ha un'altra serie di numeri. Io ti sto chiedendo se relativamente a queste due colonne, cioè quelle colonne che mi calcolano l'elasticità della domanda delle esportazioni e l'elasticità della domanda delle importazioni dopo sei mesi, e che Artus e Knight chiamano elasticità di impatto, viene soddisfatta la condizione dell'elasticità critica. Cosa abbiamo detto che dice la condizione dell'elasticità critica? Che la somma dell'elasticità delle esportazioni più... Deve essere maggiore di 1. Benissimo. Quindi se tu sommi 0,39 con 0,03, che ottieni? No, un risultato inferiore di 1, quindi non soddisfa l'equazione dell'elasticità. Sì, c'è almeno uno di questi paesi che a livello di impatto soddisfa la condizione dell'elasticità critica. La Danimarca, per esempio, prima che vedo. Bravo, la Danimarca. Penso sia l'unica. È l'unica, è la Danimarca. Nel breve periodo, quanti paesi soddisfano la condizione dell'elasticità critica? L'Austria, il Canada, Danimarca, molti. La Francia no, vedi, la Francia no. No, la Francia no, di poco. No. Gli Stati Uniti, l'Olanda sì, la Norvegia no. Esatto. Quindi neanche nel breve periodo, cioè neanche dopo un anno, tutti i paesi soddisfano la condizione dell'elasticità. Mentre dovrebbero soddisfarla tutti nel lungo periodo. Forse c'è qualche eccezione, sì, c'è un'eccezione, che è la Svizzera. Vedi? 0,73 più 0,25 non conduce a 100. Grazie. Quindi, come vediamo, ci sono comportamenti diversi anche in relazione al periodo osservato. Una cosa importante con cui avremo molto a che fare è una situazione in cui nel breve periodo, a seguito di una variazione del tasso di cambio, per esempio una svalutazione del tasso di cambio, il saldo della bilancia dei pagamenti espresso come saldo commerciale, cioè come esportazioni meno import, peggiora per poi in realtà migliorare nel lungo periodo. È chiaro? Dal punto di vista delle condizioni dell'elasticità critica, questo dovrebbe significare che la condizione dell'elasticità critica non è soddisfatta nel breve periodo, ma risulta soddisfatta solamente nel lungo periodo, cioè a partire da questo punto di minimo. Ma dal punto di vista, diciamo, della spiegazione più teorica, per quale motivo un paese dovrebbe essere caratterizzato da un peggioramento del saldo della bilancia dei pagamenti a seguito di una svalutazione del suo cambio, che poi però nel lungo periodo produce un miglioramento? Perché la svalutazione è immediata, mentre la risposta alla domanda estera è tardiva. Benissimo. Gli economisti si dividono
anche rispetto però alla spiegazione di questo ritardo. Gli economisti neoclassici ritengono che questo ritardo dipenda da una rigidità dei prezzi, cioè i contratti che vengono stipulati sul mercato internazionale a seguito di una svalutazione del tasso di cambio non si aggiustano immediatamente tenendo conto della svalutazione valutaria, e per cui i prezzi per un po' di tempo rimangono al livello precedente la svalutazione, generando un danno per quell'economia. Altri economisti ritengono che invece il meccanismo di trasmissione avrebbe come centro non tanto i prezzi, ma per esempio la distribuzione dei redditi o i livelli dei redditi, e per cui sarebbero variazioni in un qualche senso dei redditi e nella loro distribuzione che possono generare una performance peggiore della bilancia dei pagamenti a seguito di una svalutazione, che poi però trovano un percorso migliorativo col passare del tempo. Attenzione, questo fenomeno, che è il più noto, che si chiama curva J, non è l'unico che si può verificare. Si possono verificare addirittura dei fenomeni speculari, cioè degli andamenti a J rovesciata, cioè miglioramenti nel breve periodo a seguito di una svalutazione, con peggioramenti nel lungo periodo. Oppure possono anche esserci dei comportamenti ad S. Tutte queste cose saranno oggetto del nostro laboratorio. Noi arriveremo a stimare la presenza o meno nei settori riferiti alle economie dell'Unione Monetaria Europea di fenomeni di J-curve o inverted J-curve successivi al grande deprezzamento a cui è stato soggetto l'euro, soprattutto dopo l'annuncio di quantitative easing nell'aprile del 2014, che poi è continuato per almeno i successivi 2 anni. Io mi fermo qui, quindi mi aspetto la vostra consegna che vi ho assegnato oggi, entro oggi. Per le persone che guarderanno in differita questo video, ricordo che la differita per essere considerati studenti frequentanti deve avvenire nell'arco al massimo delle 24 ore e quindi vi darò tempo sino a domani, avvertendovi attraverso la piattaforma Moodle che vi consiglio di controllare quotidianamente. Anche questa consegna chiaramente presuppone un obbligo di consegna per rimanere nell'insieme degli studenti frequentanti. Adesso blocco la lezione e vi saluto, voi però non ve ne andate perché vi devo dire qualcosa.